L'economia della nostra regione sta vivendo una condizione di sofferenza con numeri in calo nell'edilizia, nell'industria e ovviamente nell'occupazione. Sono i dati presentati a Teramo da Banca Italia che ha reso noto lo studio economico. Nei primi 9 mesi dell'economia dell'Abruzzo vediamo innanzitutto un rallentamento per quanto riguarda l'attività industriale, prevalentemente nel settore metalmeccanico, che è dovuto in parte alla diminuzione della domanda estera. Abbiamo un dato, la diminuzione delle esportazioni del meno 1,9% nei primi 6 mesi dell'anno, che è in controtendenza con l'aumento che invece si era registrato nell'anno precedente. E questa diminuzione riguarda un po' tutti i comparti tranne l'alimentare e in particolar modo le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea. Nell'edilizia anche abbiamo assistito ad un rallentamento, le ore lavorate sono diminuite del 4% e in questo caso incide anche la diminuzione dell'erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma. E abbiamo invece qualche segnale positivo per quanto riguarda i servizi, grazie al buon andamento del turismo e dei trasporti. L'occupazione è diminuita nei primi 6 mesi del 2019 dell'1,8% e questa tendenza si era già registrata negli ultimi mesi dell'anno scorso. Passando al credito, abbiamo un lieve indebolimento del credito alle imprese dello 0,3%, in particolare verso quelle di piccole dimensioni e del settore delle costruzioni, mentre per le famiglie abbiamo un aumento sostenuto del credito al consumo ed un aumento anche per quanto riguarda le domande dei mutui, anche se c'è stato un lieve rallentamento. Infine la qualità del credito continua a migliorare, quindi questo è un dato positivo, anche se il tasso di deterioramento dei prestiti è ancora superiore a quello della media nazionale.